il Napoli per riscattarsi dopo l'inaspettata sconfitta contro il Modena, la Ternana per ripetere la vittoria sul Pisa. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti al Centro Sportivo Kennedy di Napoli per Napoli Ternana, seconda giornata del campionato Under 15. Passiamo alle formazioni, vedete già in grafica quella degli azzurri, 4-3-3 con due cambi rispetto a settimana scorsa, Marciano al posto di Sardo in difesa e Saviano al posto di Colurciello in attacco. Rispondono gli ospiti con un 4-2-3-1, anche per la Ternana due novità rispetto alla prima giornata. Si tratta di Anger al posto di Righi sulla fascia e Coltorti al posto di Gaetani in attacco. Fischia l'arbitro, parte Esposito col mancino a giro. Prende la rete ma dalla parte sbagliata. Costruisce dal basso il Napoli, si fa vedere Prisco che poi sbaglia tutto, fa un assist a Coltorti, dribbling Coltorti! Che risposta di Giordano. Lancio per Aprea, ottima diagonale difensiva della Ternana. Mette giù il pallone Saviano che trova una grande imbucata proprio per Aprea. Cross in mezzo per Chiocca. Miracolo di Culi sul destro a botta sicura del 10. Corner battuto corto dagli ospiti. Un po' sorpreso il Napoli. Arriva il cross sul secondo. Stacca Saviano. C'è Tagliolini di testa. Prende la parte alta della traversa. Ha spazio per ripartire la Ternana, pallone allargato per Squillacioti che si accentra, carica il destro, pallone sul fondo ma ci sarà calcio d'angolo. Parte Esposito, palla sul primo palo, il pallone è entrato in porta, il pallone è entrato, non se n'era accorto Esposito, Napoli in vantaggio. Prendono posto in area gli attaccanti del Napoli. Rimessa molto lunga, messa fuori, si coordina Pignarosa e trova un gran destro al volo per il 2-0 del Napoli. Ceparano difende palla, scarica molto bene, cross altissimo in direzione di Culi che sbaglia tutto e Chiocca ne approfitta, tris degli azzurri. Bottauschi stoppa il pallone, ma se lo fa scippare da Pignarosa che può entrare in area, calcia! E Culi risponde di piede. Zappettini d'esterno per Marotta, poi si propone in profondità, viene visto e servito coi tempi giusti. Cross all'indietro per Pignarosa che non trova la porta, ma il pallone è ancora buono! E Ceparano tira alle stelle. Lancio. Lieto è ben posizionato e intercetta, poi Prisco la rimanda nella metà campo della Ternana e l'arbitro dice che non c'è più tempo, il Napoli vince 3-0.